un grande progetto di sensibilizzazione e di accoglienza. Come è stato svolto? È stato svolto con il CRAL della Telecom in collaborazione con il Circolo Velico Lucano, insomma, che sta a Policoro, per dare una risposta a quelli che possono essere i problemi di tante delle persone che praticamente hanno subito un dramma di quello che abbiamo conosciuto qualche paio di settimane fa. E penso che sia una di quelle cose che abbinare la scuola con tante scuole anche della regione Basilicata sia un fatto importante, che come CRAL della Telecom noi siamo orgogliosi di avere partecipato a contribuire nel nostro piccolo a dare un po' di tranquillità a questi ragazzi. Assessore, invece, dalla parte dei piccoli cittadini materani, come c'è stata l'organizzazione di accoglienza? Un'accoglienza veramente richiesta dai ragazzi, devo dire la verità. Infatti li vedo incuriositi, li vedo insomma motivati nel dare accoglienza, grazie anche all'aiuto dell'alberghiero, quindi, che hanno proprio degli indirizzi relativamente proprio all'accoglienza, perché dopo saranno accompagnati nella visita della nostra città, quindi i ragazzi dell'alberghiero, le piccole guide del parco della scuola Media Festa, nonché con alcune guide autorizzate del CEA, amici del parco, quindi si sono messi tutti a disposizione per dar loro una visione insomma della nostra città e del tipo di accoglienza e dell'emozione che questo può dare. Noi abbiamo voluto accogliere i giovani di Amatrice e di tutta l'area terremotata per dire ai giovani che non devono arrendersi, trovare cioè l'accoglienza non come fatto salottiero o anche caritatevole, ma un'accoglienza stimolatrice di un ritornare a un percorso di vita che ho chiamato ricostruire una storia. Ecco il valore di un incontro, che non può essere solo un incontro di sorrisi, ma anche di lievitazione di valori, perché il valore della vita è quello che oggi ci deve segnare, sia per coloro che l'hanno perduta, sia per coloro che continuano. In questa loro continuità di vita debbono ritrovare la forza e l'energia e la caparbietà di continuare a camminare.